Benvenuti cari amici a questa nuova puntata del podcast La Gabbia Logica, io sono Luca Pantaleone e chi mi segue sia su Spreaker che su Spotify che a questo punto su YouTube e Facebook sa che questo è un podcast dedicato al mio libro La Gabbia Logica, un libro che è uscito nel 2009 e quest'anno è stato riedito da Racne Editrice, quindi 2019. Nelle scorse puntate abbiamo parlato un po' di questo concetto che è quello di gabbia logica. Ne abbiamo parlato innanzitutto analizzando la duplice sfaccettatura, quella di essere gabbia e quella di essere logica. È duplice questa sfaccettatura perché racchiude all'interno un duplice significato. La gabbia è qualcosa che limita, no? In generale. E limita che cosa? Le facoltà epistemiche umane, in questo caso specifico, quindi le facoltà conoscitive. La gabbia logica che ci sta intorno è una struttura, un sistema, che poi è il sistema della socialità, che limita la nostra capacità di essere curiosi, la nostra capacità di conoscere, la nostra capacità di dubitare di ciò che abbiamo di fronte. Questa è una cosa molto importante perché si può dire in qualche modo che la gabbia logica è ciò contro cui la filosofia lotta da sempre, no? Abbiamo parlato anche di logica intesa come logos. La logica è una branca specifica della filosofia che oggigiorno si è evoluta in filosofia analitica, quindi è una cosa molto precisa in filosofia la logica ed è un metodo, è organon, diceva Aristotele. Però la logica ha anche un corrispettivo nel concetto di causa, aitia, no? Diceva sempre Aristotele. La causa è ciò che determina la verità di una conseguenza. E in quanto tale la logica si prefigura quindi non solo come metodo, ma anche come ricerca del principio, quel famoso arché che fin dalle origini la filosofia ricerca e tenta di raggiungere. Quindi la logica si basa sull'arché. E per raggiungere quest'arché, che è poi evidenza, nel senso più pregnante del termine, ha bisogno di un metodo. E questo metodo è appunto l'organon, lo strumento aristotelico, che poi è il sistema di relazioni che regola il nostro parlare, che regola anche il nostro pensare, perché non dimentichiamoci che tutto ciò che diciamo corrisponde a tutto ciò che pensiamo. Quindi un pensiero corrisponde di solito a un detto e un detto corrisponde quindi a un pensiero, cioè a un non detto. Questa era per farvi una premessa, per ricapitolare un po' quelli che sono i capisaldi, i principi fondamentali della gabbia logica. Questo sistema della socialità che limita e limita in virtù proprio di una giustificazione pretesa o presunta dei propri principi. Perché questo? Perché noi siamo limitati naturalmente dal mondo in cui viviamo, che è il mondo dell'uomo, cioè dalla società umana, dal momento in cui la società umana ci dice che tutto ciò che circola al suo interno ha una giustificazione, cioè ha una ragione d'essere, quindi noi non dobbiamo dubitarne. A questo proposito, le volte precedenti abbiamo parlato di scienza, di sofismo, di politica e di religione, che sono i quattro grandi vertici, i quattro grandi capisaldi della gabbia logica, perché sono i capisaldi che animano le credenze all'interno della gabbia logica. Noi commettiamo compiamo delle azioni in virtù di una credenza. A ogni azione corrisponde a una credenza. E la credenza di solito è ciò che si pone anche alla base del giudizio o del tentativo di giudizio. Quindi la credenza ha la duplice caratteristica di essere fonte sia del nostro tentativo di raggiungere la conoscenza, che è il giudizio, sia del nostro tentativo di agire all'interno del mondo. Quindi la credenza si prefigura come vera e propria possibilità nelle possibilità, che sono poi le possibilità umane. Quindi è la cosa grazie al quale noi riusciamo a dialogare tra gli altri e riusciamo anche ad agire in società. Questo è importantissimo perché se le azioni corrispondono alle credenze, le credenze da cosa sono derivate nella società? Ne parleremo meglio in un podcast dedicato, quello sull'educazione. Però le credenze dovete sapere che sono spesso ereditate da quella che è l'educazione o retaggio culturale, quindi l'educazione intesa come tessuto culturale all'interno del quale si vive, si nasce e si cresce. Quindi è davvero la nozione di heritage inglese, che è quella che dà l'idea di questa ereditarietà del tessuto culturale, quindi delle credenze ad esso collegate. Tramite tessuto culturale l'uomo riesce ad acquisire alcuni principi che ritiene indubitabili e certi. Guardate, deve essere così,
perché se non ci fossero questi principi indubitabili e certi all'interno della vita, all'interno della società, non riusciremo semplicemente a vivere. Quindi la vita necessita, nella sua prefigurazione esistenziale o essenziale, di principi che la regolano, che possono essere principi morali, possono essere principi economici, possono essere principi lavorativi. Questi principi di solito vengono ereditati dall'educazione, sia l'educazione familiare che l'educazione scolastica. Fino a poco tempo fa, fino a quando la crisi dei valori, quindi il nichilismo, non era forte come adesso, di solito i principi che venivano tramandati in famiglia erano quelli religiosi, che venivano disattesi durante il periodo della ribellione adolescenziale, ma che in una buona parte dei casi si riconfermavano anche in età adulta. Quindi ci sono dei principi che vengono ereditati, no? E in famiglia erano quelli religiosi. In società si ereditavano i valori o principi derivanti di solito da quella che Hegel chiamò l'ethos oggettivo, quindi dall'ethos oggettivo che circola nella società, nella messa in comune dell'uomo, e anche dalla scienza, perché naturalmente le credenze che la scuola, fin da quando siamo piccoli, oggigiorno tenta di infonderci, sono credenze di origine scientifica. Se noi ci formiamo un'idea, quindi una credenza, sul mondo, sulla sfericità, che poi non è proprio una sfera perfetta, però ci siamo intesi, del mondo, o sulla centralità del Sole nel sistema solare, ad esempio, o sul fatto che sia esistito un paleolitico, un neolitico, eccetera, è perché fin dalle elementari il sistema ci ha indotto a considerare per buone, quindi a prendere come valide, queste credenze, che sono le credenze che ha realizzato, che il sistema appunto tende ad inculcare. Uso il termine inculcare per farvi capire un concetto molto forte, che tutte le credenze che ci vengono fatte passare in società, sia dalla scienza, che dalla religione, che dalla politica, che dalla filosofia, quando fallisce nel suo mirare all'essere e si tramuta in sofismo, ecco, tutte queste credenze in qualche modo debbono sempre essere dubitate. La libertà si gioca proprio su questo punto, quindi il concetto di libertà dell'uomo si gioca su questo fondamentale assunto, che la libertà non esiste se non si ha la possibilità di dubitare del noto, del già noto o già dato, cioè di quello che viene messo a disposizione in società, che sono le credenze e i modelli, quindi le azioni eseguite dagli uomini reputati più virtuosi. Nella società di oggi una virtù ad esempio è possedere molto denaro o possedere molti follower sui social. Quindi ecco, questi modelli insieme alle credenze ci inducono a plasmare i nostri ideali, quindi le nostre credenze e le nostre azioni. Oggi vorrei parlarvi proprio di questo, della libertà, che è un concetto davvero difficile, complicato, un concetto che la filosofia analizza davvero da molto tempo. La libertà è un concetto morale, però ha molto a che vedere anche col lato epistemico. Quindi torniamo indietro, abbiamo detto gabbia che limita la facoltà dell'uomo di conoscere, quindi limita la possibilità di quest'uomo di raggiungere evidenza per qualche credenza che non sia in qualche modo imposta dalla socialità. Quindi abbiamo detto che è fondamentale, importante per uscire dalla gabbia, quindi per uscire dalla limitazione, dubitare. Questo è il primo passo e il primo punto fondamentale di liberazione, è il punto che unisce la filosofia alla scienza, perché la scienza, che è nata proprio sulle orme della filosofia, come primo assunto proprio questo, dubitare di quelli che Bacone, nel suo nuovo organo, chiamava l'idola. E l'idola sono le credenze, le opinioni pregresse o preconcette, quindi esistono l'idola del teatro, l'idola del foro e quant'altro. Dobbiamo dubitare di quest'idola, dobbiamo dubitare di ciò che è già dato o già noto, e con questo abbiamo detto intendiamo le opinioni e le credenze, e da qui ripartire a costruire qualcosa. La scelta libera è una scelta che è molto diversa da uno dei grandi principi che ci viene proposto dal cristianesimo, per esempio, dal libero arbitrio. Libero arbitrio non vuol dire libertà, dobbiamo chiarirci innanzitutto su questo punto. Libero arbitrio vuol dire infatti agire tra le scelte, scegliere tra una o più strade tra quelle disponibili.
Quindi il libero arbitrio naturalmente apre a un'alternativa, che può essere un'alternativa di vita, un'alternativa di modo di fare, un modo di agire, un modo di pensare, ma questa alternativa sarà già sempre messa a disposizione dal sistema. Per farvi un esempio molto semplice, io posso pensare di essere libero in vita se il sistema intorno a me mi dà la possibilità di scegliere che cosa studiare all'università. Ma io posso scegliere cosa studiare all'università solo perché prima di questa scelta c'è già un'università che mette a disposizione della facoltà. Ecco, dovete pensare alla società in questo modo. Io posso scegliere, sì, all'interno della società, naturalmente, ma posso scegliere solamente se percorre uno o più binari preimpostati, che sono poi le possibilità che la vita mi propina, quindi che mi para, che mi stende dinanzi. Si sente molto parlare oggi del concetto di cambio vita, no? Si può cambiare vita davvero in questa società solamente ricostruendosi da zero, quindi fuoriuscendo dalla limitazione epistemica delle credenze imposte dalla gabbia logica, e partendo verso la costruzione di un nuovo percorso. Guardate che all'inizio di qualsiasi vero cambiamento, quindi il principio di qualsiasi libertà, che è poi la libertà delle rivoluzioni, ecco, dicevo, questo principio è proprio questo: il dubitare e il rompere violentemente dal punto di vista epistemico, quindi dal punto di vista delle credenze, con ciò che ci sta intorno. Se non si fa questo, noi scegliamo una delle strade possibili. Quindi il libero arbitrio non rende l'uomo davvero libero, ma rende l'uomo sempre disposto a concedersi all'attrazione di qualcun altro. Abbiamo parlato l'altra volta dell'uomo atomico cosiddetto, cioè l'uomo isolato che è perso nel sistema della socialità, che tra sé e l'altro mette una maschera di convenzioni, che sono le stratificazioni tecnico-scientifiche, che li rendono possibile comunicare per esempio tramite social, ma non senza impostare un avatar, quindi un'interfaccia che non corrisponde al suo essere reale. Quindi abbiamo parlato di quest'uomo atomico, abbiamo parlato della sua capacità attrattiva, che è una vera e propria funzione esercitata come quella degli atomi verso gli altri componenti del legame sociale, e per questo l'abbiamo paragonata all'elettronegatività. Vi invito, se non l'avete sentito, a riprendere i podcast precedenti. E ora dobbiamo calare questo concetto di libertà all'interno di questa dinamica. L'uomo che sceglie tra le strade predate o prenote dal sistema è un uomo che lascia un centro attrattivo come polo di riferimento per andare verso un altro. Quindi un uomo che lascia una piccola nicchia di socialità per abbracciarne una nuova, che può essere più grande, più piccola, può essere più valente. Quindi un uomo davvero che si sposta e si muove da un'attrazione a un'altra. E l'attrazione di per sé implica sempre una limitazione epistemica, perché le credenze che ricaveremo da questa attrazione saranno sempre credenze derivate dagli atomi più forti, quindi dagli uomini atomici più forti, quelli che sono in grado con maggior potenza di fare da influencer veri e propri, quindi di influenzare le opinioni e le azioni degli altri. Oggigiorno, con l'epoca dei social, noi abbiamo sempre più esempi di questo tipo, e la gabbia logica appunto parla proprio di questo. Diciamo, ora parliamo di un'altra conseguenza. A cosa porta tutto questo grande sistema di vincoli, no? Che in fondo sono i vincoli causati dal dover scegliere tra strade già impostate, quindi tra strade già note. A cosa porta questo sistema? Questo sistema porta principalmente a un senso di oppressione, un senso di infelicità. Perché la felicità è un termine che può essere inteso in molti modi, però può essere anche ricondotto alla sua radice latina, no? Che indica l'appagamento, quindi si è felici davvero quando si è appagati. Ma da cosa si deve essere appagati? L'appagamento deriva in questo caso in modo del tutto esistenziale dall'appagamento dato dalle proprie possibilità, dall'apertura verso le proprie possibilità. Noi siamo appagati solamente se la libertà ha modo di esercitarsi appieno, e questa libertà ha modo di esercitarsi appieno solo e solamente se viene ricondotto a un principio diverso da quello della socialità, pur rimanendo nella socialità. Questo è un grande dilemma, no? Perché noi siamo costretti a vivere all'interno della società, tra gli altri uomini, siamo costretti ad adottare dei paletti, perché altrimenti, abbiamo detto, sia la società che la vita non avrebbero senso.
ma questi paletti limitano la libertà. Quindi noi dovremmo essere capaci, per essere liberi, di fare un'operazione assai curiosa, singolare, di estraniarci da questa socialità ed entrarci per adempiere compiti necessari della vita. Perché, ricordate i podcast precedenti, noi siamo comunque soggetti a un tipo di necessità, che è una necessità naturale, quindi noi dobbiamo soddisfare i nostri bisogni primari, che sono i nostri bisogni naturali. Questi bisogni naturali naturalmente non vanno incontro alla socialità, perché la socialità si basa su un principio diverso, che è il determinismo sociale. Quindi è una vera e propria legge dell'essere altrimenti che porta l'uomo, anzi, un po' anche a ripudiare questi principi naturali. Ma questi principi naturali ci sono e sono quelli che l'hanno portato a socializzare con gli altri. Quindi ecco, dobbiamo essere davvero molto bravi, e di questa operazione che io chiamo nel libro passo straniante, ne parlerò nei podcast successivi, dobbiamo essere davvero molto bravi a giocare su questo punto, a essere capaci di fuoriuscire e di rientrare. Già vi rendete conto che tramite queste due parole, fuoriuscita, rientrato, ingresso, l'uomo si può prefigurare come limite, perché l'uomo è in grado di essere totalmente immerso nella socialità, ma è in grado anche di uscirne, no? Può uscire, come dice Heidegger in un bellissimo testo che parla del mito della caverna platonica, con uno strappo violento nei confronti delle convenzioni, nei confronti di ciò che lo tiene ancorato alla necessarietà sociale. Quindi l'uomo si prefigura, io l'ho definito così nel libro, come un qualcosa sospeso da finito infinito, come se fossimo delle piccole pustoline. Questa è una metafora un po' brutta, però rende anche l'idea della perfettibilità dell'uomo, delle piccole pustoline sulle spalle di Atlante. Atlante, ricordate, nella tradizione mitica greca, era il gigante che reggeva sulle spalle il mondo. Quindi le società si collocano proprio al limite, tra finito e infinito. Ogni uomo ha questo limite, è la possibilità di aprirsi in modo violento alle varie modalità dei propri modi d'essere, e questa è davvero la nozione più autentica di possibilità, oppure la necessarietà di stringersi alle scelte vincolanti del sistema. Queste scelte vincolanti permettono solo l'esercizio del libero arbitrio. Il tipo di possibilità di cui parlo nel testo, invece, e che vorrei anche raccontare a voi, è un tipo di possibilità che consente anche l'apertura verso l'infinito, che vuol dire anche l'apertura verso il non noto o il già noto. Dicevamo di questo atteggiamento dell'uomo che in società, preso com'è da questo essere gettato nel mondo, Heidegger la chiamava Georfenheit, la gettatezza, è costretto a scegliere tra le strade disponibili nel sistema. E questo gli prova un senso di oppressione, appunto. Questa sensazione perenne di essere a metà, da finito infinito, quindi di avere in sé la capacità di adempiere alla vera libertà, ma di essere costretto per pigrizio, per viltà, il più delle volte, a scegliere tra alternative già preesistenti nel sistema, beh, questo gli prova un senso di infelicità. Questo malessere che abbiamo noi oggigiorno è tutto riconducibile a questo senso di infelicità, e non è tanto riconducibile alle condizioni economiche, che sono pessime in Occidente a livello mondiale, dove si registra naturalmente una contrazione dell'economia, ma è riconducibile a una sfera più intima, privata. Non tutti i problemi dell'uomo, soprattutto quelli esistenziali, sono riconducibili all'economia o a un problema di denaro. Nella società del consumo può sembrare che sia così, ma non è in realtà così. L'infelicità è dovuta innanzitutto perché l'uomo, perso in questo sistema di socialità che rende le relazioni umane sempre più complesse, sempre più artificiose, sente bisogno di un ritorno al semplice. Oggi si assiste davvero in modo clamoroso a un ritorno alla terra da parte dei giovani laureati, a un ritorno alle discipline antiche, alle discipline di cura dei nonni, quindi anche a metodi di cura che non sono scientifici ma sono tradizionali, ritorno alla naturopatia, ritorno a un'idea, a un raggiungimento di ideale di benessere che si basa sul rimedio naturale, sul mangiare sano. Quindi si ha un ritorno al semplice, allo stato di naturalità, di animalità. A questo si mischia anche naturalmente l'ideale sempre più in crescita dell'uomo come postumano, quindi dell'uomo ibrido che è in grado anche di sviluppare un'etica degli animali molto forte, quindi di accomunare la propria condizione, che è la condizione umana, a quella degli animali, e appunto essere inserito, trovarsi essere inserito in un ecosistema, in un ambiente che vede gli animali al suo pari, no? Quindi ecco, c'è questo bisogno di ritorno alle origini,
di ritorno alla semplicità e ritorno alla naturalità. E questo ci provoca infelicità, perché l'artificiosità del sistema ci costringe a legarci sempre più agli altri, a entrare sempre più nelle maglie del sistema, e questo crescendo è lampante, no? Quando si cresce con il lavoro, la famiglia, le tasse, si è sempre più invischiati nel sistema ed è sempre più difficile uscirne. Quindi si rischia davvero che la complessità tecnologica diventi un deterrente per la fuoriuscita verso la naturalità o verso la semplicità. Possono sembrare concetti un po' astratti, no? La filosofia ragiona su concetti astratti del resto, però in realtà hanno un risvolto molto molto concreto. Perché se noi pensiamo sempre ai social, no? Che costituiscono la grande e vera rivoluzione tecnologica dei nostri giorni, questi social non consentono più, una volta che si sono inseriti al loro interno i dati, di uscirne del tutto. Quando si inserisce qualcosa su internet, questa informazione su di noi, sulla nostra famiglia, su ciò che ci circonda, rimane a internet o al provider che fornisce i servizi per i quali ci siamo iscritti. Quindi c'è davvero una difficoltà: più aumenta la tecnica, più è difficile fuoriuscire e tornare alla semplicità. Io dico anche nel libro che è impossibile tornare a questo tipo di semplicità, è impossibile tornare alla naturalità, è impossibile tornare anche a quelle società come possono essere quelle del Novecento o ancora più indietro, la società dell'Ottocento, in cui la tecnica aveva ancora poco impatto sulla nostra vita e ce l'aveva solamente in senso morale, in senso religioso, perché ricordiamo che per tecnica io intendo realizzazione di un ideale, una credenza che si pone una giustificazione come valida o pretende che la sua giustificazione sia valida. Quindi non è solamente l'applicazione tecnico-scientifica del dogma scientifico, ma è anche appunto il principio morale della religione e quant'altro. Quindi prima c'era una maggiore semplicità, la società si sta evolvendo in direzione invece dell'artificiosità. Ecco, a noi c'è impossibile tornare a questo principio del semplice. Allora dobbiamo fare un'altra operazione, di cui vi parlerò nei prossimi podcast: straniarci da tutto questo, e dobbiamo farlo utilizzando come espedienti di straniamento non più la naturalità o il ritorno alla natura, l'eremo, o neanche il sacrificio che la società mette a disposizione. Cioè ti dice la società: tutte le varie alternative perché già nate all'interno del sistema che hai al mio interno, e anche quella del sacrificio, che è nobile, morale, eccetera, è giusta. Però ecco, non è neanche questa la strada, né quella dell'eremo. Io dedico grandi tratti dell'opera al concetto di eremita. L'eremita cosa fa? L'eremita avverte che il sistema lo soffoca e cerca di fuoriuscire dal sistema andando a chiudersi all'interno di un eremo, quindi andando a isolarsi del tutto dal sistema della socialità. In questo modo però non si realizza davvero un passo straniante, perché tutto ciò che si fa è un allontanamento, e la possibilità più propria dell'uomo, che è quella dell'essere insieme o quella del vivere, cioè del coessere, viene preclusa, perché la vita, come dicevamo negli altri podcast, presuppone sempre la compartecipazione di più contraenti al legame sociale, al legame naturale o al legame vitale. Non potremo vivere se non in un legame di dipendenza con l'ecosistema. Quindi ecco, tentare di isolarsi dalla società da parte dell'eremita gli preclude questa possibilità. La sfida che lancia la Gabbia Logica come libro, che vi voglio lanciare io, è quella invece di tentare di fuoriuscire da questo sistema rimanendogli all'interno, e nei prossimi podcast vi spiegherò come fare. Io mi fermerei qui, aggiungo solo una cosa: che la sensazione di infelicità provoca anche un senso di peccato, perché naturalmente se noi facciamo qualcosa che va contro alle credenze ritenute normali, ai modi di essere, modi di fare, modi di agire normali, ciò provoca in noi il senso del peccato, cioè il senso di stare sbagliando, perché la giustezza in società viene assimilata più delle volte alla credenza comune, quindi la normalità, al concetto di normalità. Quindi questo provoca peccato a cui si ha un pentimento. Su questo ci marciano non solo la religione cristiana, guardate, ci marciano davvero anche il capitalismo, quindi le aziende e i sistemi politici, sul giochino peccato pentimento. Ecco, questa è la conseguenza, ne abbiamo parlato oggi. Come dicevo, per ora io mi fermerei qui, vi inviterei a tornare a riascoltare gli altri podcast, perché dalla prossima volta parleremo invece del passo straniante, quindi come fare a estenarci, ed entreremo più addentro
al concetto, alla contrapposizione tra vita ed esistenza, che è uno degli elementi cardini del libro e del mio pensiero. Io vi ringrazio per essere stati con me quest'oggi e vi auguro, come sempre, una buona giornata.